Rieccoci con Baschettiamo, siamo alla puntata 1, già scintille e faville nella questa prima giornata, sia al nord che al sud, risultati un po' a sorpresa, conferme e comunque grande basket da tutte le parti. Ovviamente il commento tecnico è di Franz Pinotti per il nord e di Angelo Bondi per il sud. E per quanto riguarda questa volta abbiamo intervistato direttamente Giovanni Lucchesi, responsabile dell'High School Basket Lab della federazione. L'abbiamo intervistato prima e dopo la partita di Ponte Buggianese con Nico Basket, per cui io inizierei con lui che ci spiega il progetto FIP per questa situazione. Qua a fine gara con Giovanni Lucchesi dopo l'esordio in A2 di questa formazione sperimentale composta da tutti i giovani che, come dicevi tu, nel pre-partita serve per far giocare le ragazze perché Assolutamente. nessuna di loro aveva spazio nelle proprie società. Ma non, e Comunque, sicuramente non l'aveva in A2, quindi certo. sicuramente è un passo lungo, questo non è... Abbiamo fatto, io ho fatto la scelta di d'accordo poi con i vertici della federazione di provare a fare un campionato che chiaramente al di sopra delle loro abitudini, delle loro capacità attuali, eccetera. Però piuttosto che leggere che rubiamo i soldi, che mandiamo le giocatrici allo sbando, io direi che piuttosto che lavorare per slogan, forse bisogna lavorare sul campo tutti. Questo è un tentativo consapevole di metterle progressivamente sempre più in grado di sostenere questo livello, che non significa né che dobbiamo vincere il campionato, retrocedere, non interessa proprio. Non abbiamo rubato il posto a nessuno, perché non è che Era vuoto. esatto, era vuoto, quindi nessuno è stato svantaggiato, eccetera. Poi, ripeto, credo che il momento attuale generale sia quello di mettere da parte gli slogan e lavorare, Certo. lavorare, lavorare. Senti, in un torneo a Campobasso, coach d'oro dell'Under 20 ha buttato lì, su una mia sprecisa domanda, ha detto forse sarebbe meglio che in A1 si tornasse a due straniere, fatto salvo i diritti di chi fa le coppe, perché se no si vince un oro Under 18, un oro Under 20 e poi si rischia di non vedere, tu in passato ne hai vinti altri, ma alla fine lo sbocco per portarle su queste ragazzine non si trova. Sì, diciamo che Sandro come tanti hanno questa opinione. Io non è che ho un'opinione a favore o contro. Io credo che il problema non sia solo legato alle straniere. Penso che il problema sia legato alla qualità dei campionati che dobbiamo cercare tutti insieme di alzare. Più si allargano i campionati e più credo si rischia, non è detto che sia così, si rischia di abbassare un po' la qualità, mentre invece io credo che debba essere rivitalizzato tutto quanto, a partire dalla Serie B, andando appunto alla 2 e fino alla 1. Anni fa c'era un campionato intermedio che era quello di A3, che ricorderai benissimo, Diciamo che ed ce n'è era, stato uno esatto, ed era durante uno, era il campionato, diciamo, giusto per avere una situazione di mezzo, di compromesso positivo tra sviluppo e risultato e gioventù. Questo è il problema. Dobbiamo cercare di guardare le cose, ripeto, si possono usare tante formule, però il problema è far giocare queste giovani, allenarle nel miglior modo possibile, dare loro delle opportunità. Queste opportunità possono essere in A2? Bene, possono essere in A1? Bene, sono in una B ancora più importante e qualificata? Benissimo, però il problema è costruire tutto, è costruire campionati giovanili che abbiano ancora più valenza tecnica. La formula dell'anno scorso, diciamo il tentativo, l'esperimento dell'anno scorso con la fase interregionale è stato un tentativo che comunque ha aumentato un po' le partite, non tutte ovviamente. Bisogna ragionare su queste cose e cercare di fare un passo in più sul concreto, non sulla sola. Poi se si gioca con due o con tre straniere, questo sinceramente non sta a me. No, no, Giustamente chiaro. Sandro ha una visione anche da allenatore di club, oltre che da allenatore di nazionale. Io credo che nel momento in cui
con tutte le problematiche di regolamento, con l'Europa, eccetera, sappiamo benissimo che ci vorrebbe un gentleman agreement tra tutti i presidenti, le proprietà delle varie squadre per poter avere questo, ma secondo me è difficile, non è così semplice. Certo, secondo quarto 14 pari, questo è il risultato del campo, sì, diciamo, dopo aver capito che si iniziava a giocare in Serie A. Esatto, diciamo. per capirlo ci vorrà ancora diverse partite, però sono contento perché lo slogan vero che dobbiamo dirci noi dentro è quello che io non vedo l'ora di tornare in palestra con loro, perché è il piacere di provare insieme a loro a fare qualche cosa di più e a farle migliorare. Questo è lo slogan vero, questo è il valore vero. Poi sta cosa qui, Pietro, non neanche stare a pomparla, cioè, è una cosa che deve essere dentro di noi. Finché quando avremo tutti questa cosa dentro, non vedo l'ora di tornare in palestra con le mie, non mie, con queste ragazze, con queste giocatrici e cercare di fare il massimo con loro per farle diventare meglio, migliori. Io penso che sono contento e sono felice, questo è il mio slogan interiore. Bocca al lupo, grazie Giovanni. Grazie. Allora, dopo questa cavalcata abbondante di parole, ma comunque ben accetta per spiegare il perché e il credo di questa scelta della federazione che ritorna con una squadra federale dopo l'esperienza di College Italia, andiamo a vedere che è successo a Nord, quindi ringraziando sempre tutti gli addetti stampa e le società che ci forniscono interviste e il materiale, noi andiamo a vedere che cosa è successo insieme a Franz Pinotti nelle singole partite. Il successo dell'Albino sul Sarcedo. Sì, guarda, intanto è partito fortissimo Albino, un bel 12-29 è il primo quarto che, diciamo, ha indirizzato la partita, perché è arrivato a più 17 di vantaggio e Sarcedo poi ha eroso questo vantaggio piano piano fino ad arrivare a pochi secondi dalla fine quasi pari. Fai conto che l'ultimo quarto alla fine è finita 6-4, quindi veramente una partita difficilissima. Bravo Fassina, non scopriamo niente, un ottimo allenatore che conosce la categoria, direi molto bene Mandelli come impatto, molto bene Peracchi, 17 punti ragazzi, cioè veramente, come dire, una performance fantastica, ma soprattutto direi che Albino ha vinto ai rimbalzi, 40 rimbalzi totali contro 26, ecco che qui Sarcedo ha mollato un momento, per cui direi che la partita si è vinta soprattutto sulla dinamicità e la maggior atleticità di Albino, una sorpresa comunque. Si conferma e ha vinto poi anche bene 67-52 Vicenza su Marghera. Ma guarda, Vicenza non è una sorpresa, le ho incontrate appunto al torneo Mirarchi proprio la domenica prima. Marghera onestamente ha ancora probabilmente tanto da lavorare, ecco. I Vicenzi mi avevano colpito molto la straniera, che infatti ha fatto il suo anche in questa partita, molto, molto brava, ha fatto 16 punti, mi aveva colpito molto Olagide, che secondo me ha un'atleticità veramente incredibile, infatti ha fatto 15 punti, Gramaccioni che è stata premiata come migliore under 21. Dall'altra parte evidentemente c'è solo l'Argentina di Laruel con 21 punti che riesce, diciamo così, a tenere un pochino alto il ritmo di Marghera, i rimbalzi 36 per Marghera, 42 per Vicenza, io direi un'ottima opportunità che Vicenza ha saputo sfruttare bene, però Marghera onestamente deve ancora lavorare tanto per entrare in questo nuovo campionato di Serie A2. Finita di pochissimo con una sconfitta interna per le Lupe a San Martino contro il Castelnuovo Scrivia, 5-5-5-8. Questa è veramente una sorpresa, perché chiaramente Castelnuovo è considerata una delle 4-5 favorite, diciamo, del girone nord, mentre San Martino, così almeno sulla carta, sembrava di più destinata a combattere per non rimanere invischiata nei play-out, e invece hanno fatto una gran partita e ti dirò che non è neanche Toffolo
dalla quale tutti si aspettavano meraviglie, ma invece Pasa, che ha fatto 13 punti, Amabiglia, che è la solita gran tiratrice con 2 su 6 da 3, ha fatto 13 punti anche Amabiglia, ma direi che hanno giocato di squadra molto, molto meglio di Scrivia, la quale Scrivia, come dire, ha trovato ottimi punti da Pavia, però è ancora senza la straniera, ed evidentemente il centro straniero per Castelnuovo è realmente un punto sul quale si basa tutto il gioco di coach Pozzi, per cui è chiarissimo che se lei non c'è o non è comunque al 100%, chiaramente la squadra ne risente. Alla fine di Bolzano, di coach Sacchi a Ponzano. Sì. Guarda, io credo che questa è la vittoria più, come dire, più salutare e meglio di Bolzano su Ponzano, perché in realtà entrambe le squadre sono due squadre da playoff e questi punti possono essere pesanti, questi punti in trasferta. E per Ponzano l'esordio di Bagnara con 12 punti, 20 di valutazione, ti dice la qualità di questo playmaker fortissimo che ritorna dopo un anno di sosta, ma in realtà non ha perso un millimetro di smalto e di classe. Brava Castellani con 14 punti. Che dire, dall'altra parte direi che Bolzano ha affrontato questa partita veramente giocandosela punto a punto alla pari, è stata sopra Ponzano, è stata sopra Bolzano, alla fine ha vinto veramente forse la freddezza delle bolzanine con una super treuba di 17 punti, ma soprattutto la chiamiamo la ragazzina tra virgolette, la Najrowi, che arriva da Costa Mazzaga in prestito con 17 punti, una 2002 davvero davvero super, che fa la differenza in A2 con grande faccia tosta. Ha preso addirittura 11 rimbalzi, 17 punti. Direi che Cicco Sacchi può essere veramente contento di questo esordio fuori casa, di questa bella vittoria. Udine con la Delzer che ha perso 48-57 con la matricola Mantova Agricoltura. Guarda, questa forse è la vera sorpresa della giornata, insieme anche alla vittoria di Moncalieri su Crema, ma numericamente, che vincesse era molto molto probabile, ma di così tanti punti non lo so. Questa è l'altra sorpresa, effettivamente, se noi guardiamo la distribuzione dei punti, in Liga 20, che arriva da Costa Masnaga, è stata anche a Milano 2 anni fa, 29 punti, ragazzi, ha fatto una partita incredibile, però poi per il resto poca cosa. Colpisce Janetic, che non segna neanche un punto nonostante i 18 minuti di gioco, colpisce Vincenzotti con solo 7 punti, e un 1 su 12 da 3 che non è da Udine tira molto bene da 3 normalmente, e invece Mantova con punti ben distribuiti, 14 di Monica, che non scopriamo nulla perché è un'ottima giocatrice da Serie 2, e il playmaker di Diana Giordano, l'avevamo già detto forse nel preview di settimana scorsa, che con 12 punti, 2 su 2 da 3, il 100%, il 43% da 2, insomma, direi che questa è la vittoria più sorprendente che Udine potrebbe già pagare caramente, e tra l'altro sabato prossimo va a Milano, viene proprio a giocare contro di noi, che non sarà la partita più facile del mondo né per noi né per loro, però sai, una sconfitta di Udine comincerebbe a essere pesante, perché Udine è una delle 4-5 squadre anch'essa per i primi posti. Allora, Coach Matassini, il campionato targato Delser parte con una sconfitta, un breve commento sulla partita. La sconfitta purtroppo è assolutamente meritata. Mantova è venuta con le idee chiare, noi pensavamo di averle, in realtà non siamo riusciti a fare, se non per i primi 10 minuti, la nostra pallacanestro. Forse non siamo stati aiutati neanche da percentuali disastrose, perché nel primo tempo abbiamo costruito anche buoni tiri, però la palla non è entrata veramente mai, da vicino, da lontano, 1 su 12 da 3, e se penso che la statistica possa essere anche un po' più severa, comunque ho letto così. Tutti i momenti in cui siamo ritornati a 3-4 punti non siamo riusciti a rimettere il muso vicino, ma anzi siamo tornati in difesa, abbiamo subito,
loro hanno tirato con il 60% da tre fuori casa, non è stata la partita che volevamo, però credo che sia un bagno di umiltà necessario. Questa squadra non può prescindere dal fare le cose insieme. Ecco, questo è stato il problema di oggi. Quando abbiamo smesso di difendere nel secondo quarto, abbiamo perso il ritmo in attacco, poi dopo abbiamo ricominciato a difendere, abbiamo ritrovato un po' di lucidità in attacco, abbiamo recuperato, ma ogni volta che stacchiamo su una delle due metà campo, l'altra metà campo soffre. Mi preoccupa molto il 48 sui punti segnati, perché siamo riusciti a fare veramente degli attacchi inguardabili. Sono tutti spunti per lavorare, la prima giornata, per cui non è un dramma, però è chiaro che ci aspettavamo una partita diversa. Si ritorna in palestra da martedì, domenica c'è un'altra partita dura. Credo che sia necessario per questa squadra guardare il lato un po' più basso della classifica con un po' di umiltà, poi dopo con le vittorie iniziare a alzare la testa. Forse abbiamo alzato la testa un po' troppo presto, invece bisogna stare lì, allenarsi, vincere le partite e poi dopo essere magari più ambiziosi. Coach Botticelli, un esordio dolce in A2 per questa Mantova, un breve commento? Sì, un esordio dolce, esordio anche per me in A2. È stata una partita intensa, preparata bene, i ragazzi hanno aspettato i dettami che avevamo chiesto e da lì sono stati bravi da una parte, dall'altra un po' limitati dei falli, però ci sta, esordio comunque quello che cercavamo. Cercavamo di provare a mettere in difficoltà una delle corazzate del campionato, quindi quello che potevamo fare abbiamo fatto, di più credo non si poteva. 64-52 contro l'Alpo, ecco detto. Guarda, tutto nasce nella prima parte della partita, che finisce 42-23 il primo tempo, e noi sentiamo fortemente la mancanza di Elena Quaroni, che si è purtroppo quasi lussata, diciamo, un dito, sta cercando di guarire. Io alla fine l'ho messa anche 4 minuti perché eravamo proprio delle bestie e non riuscivamo a tirarci fuori. Alla fine devo dirti che abbiamo recuperato e vinto la seconda parte con 29-22 di punteggio, ma soprattutto 48 rimbalzi, credo che sia un record della giornata, con 20 rimbalzi in attacco e 28 in difesa, facendo una cosa molto semplice, mettendo un quintetto molto alto e cambiando su ogni pick and roll. Questo ha messo in difficoltà Verona, che non riusciva più a segnare. Il problema è che anche noi non sì, 29 punti non sono male, ma ormai dovevamo recuperare i 20 punti del primo tempo ed era realmente difficilissima. È dura giocare senza un playmaker che metta ordine, è dura giocare quando poi non hai il ritmo. Ho visto una Verona però veramente molto molto buona, molto avanti come condizione, nonostante tutti pensavamo che magari, sai, l'inizio ha cambiato tante giocatrici. Invece guarda, una Granzotto che nel primo tempo aveva già messo 3 su 4 da 3, una Reani in gran forma, una Dell'Olio grintosa, Policari 11 punti, Vespignani la solita bravissima dispensatrice di assist di gioco, veramente una gran squadra, oserei dire quasi meglio dell'anno scorso, non tanto in quanto a talento individuale ma in quanto a gruppo. Bravo Soave ad averle messe insieme. Diciamo che insomma siete partiti male e avete finito bene, se così per dirla in due parole. Diciamola così in breve, diciamo però che ovviamente noi senza il nostro playmaker Quaroni, che come hai visto non ha potuto giocare perché ha un problema grosso alla mano, noi abbiamo dei seri problemi. Lei ha giocato qualche minuto, è l'unica con la valutazione positiva, cioè ha fatto meglio lei in pochi minuti che tutto il resto della squadra. Noi siamo una squadra, è vero, che corre, che tira, penso che abbiamo tirato 31 tiri da 3 e 8 su 31 va benissimo, ma abbiamo bisogno di qualcuno che organizzi tutto ciò che succede. Oggi abbiamo sofferto un po', Chiara non è stata all'altezza, come al solito, normalmente è molto meglio di oggi, è all'altezza, Benedetta è ancora piccolina, deve recuperare tanto, per noi Quaroni è importante, senza di lei ne risentiamo. Dopodiché abbiamo diverse armi, bocche da fuoco, probabilmente anche meglio dell'anno scorso. Alla fine perdere i 12 punti qui tra Alpo e Moncalieri, si sa che sono le squadre insieme a Crema top del girone, ci sta, abbiamo anche fatto alla fine bella figura. Ma perché? Perché abbiamo difeso veramente tanto e alla morte, e siccome non c'entrava niente all'inizio abbiamo cercato di stringere, perché onestamente abbiamo preso 42 punti nel primo tempo e nel secondo tempo naturalmente la metà. Si vedeva che avevi voglia di giocare, di assicurare il campo con i due punti, diciamo. Io questo
l'hanno ferma, quindi esatto. La voglia c'era. Beh, non è stata una gran... Abbiamo giocato bene, abbiamo sbagliato molte cose, soprattutto al rimbalzo ci hanno dominato, al rimbalzo, no? Sia piccole che lunghe, quindi diciamo che dobbiamo migliorare qualcosina. La voglia di prendere due punti ce l'avevamo, l'abbiamo presi e adesso vediamo. Però insomma la partita non è mai stata in discussione, diciamo, anzi forse il risultato finale così rende anche meno l'idea di come è stato, soprattutto i primi due quarti. Sì, non è stata in discussione, però se fossimo state leggermente più attente l'avremmo chiusa molto prima, magari già i primi due quarti, perché correggendo qualche piccolo errore, i primi due quarti hanno preso 14 rimbalzi offensivi, che non è bene, significa 3 o 4 tiri, hanno fatto 15 tiri in più di noi secondo i due quarti, se li buttavano dentro... La partita era in difficoltà, se andavamo punto a punto, quindi... 81-58 finale, è tutto maturato alla fine, Crema ha retto bene all'inizio fino a metà gara. Sì, guarda, ci sono due cose che mi colpiscono. La prima è che nella seconda parte, cioè il terzo quarto è finito a 23-13 e il quarto 25-10, vuol dire un 48-23, che è praticamente la vittoria di Moncalieri, perché nella prima parte in realtà era addirittura sotto di due punti. Ma mi colpisce che Grigolet ha segnato 4 punti. 4 punti di Grigolet succede una volta ogni non so quanto. Sì, ha preso 9 rimbalzi, ha giocato 22 minuti, ma vincere di 30 punti con Grigolet lasciata a 4 punti e invece cattisci a 12 e Trucco a 14 ti dice veramente tanto della lunghezza di questo roster, che ha veramente 12 ragazzi e 12 che possono giocare tranquillamente. Domizzi 10 punti, Conte, la ragazzina, io perdona, mi chiamo ragazzina, giovanissima, 16 punti, Cordola 10, cioè ci sono 5 ragazzi in doppia cifra e praticamente tutte hanno segnato. Devo dire che Moncalieri si presenta in gran spolvero e probabilmente finirà come Troni qualche anno fa, vincerà Coppa Italia e campionato, io credo, senza perdere una partita. Diciamo comunque che è su questa strada. Sono contento dell'inizio di questo campionato, volevamo assolutamente vincere questa prima partita contro Crema e ce l'abbiamo fatta. L'inizio della partita è stato un po' difficoltoso, un po' ci tremavano le gambe perché l'esordio in casa, un po' da favoriti, è normale che ti possa bloccare un po', ma poi secondo me alla lunga sono venuti fuori i valori che abbiamo, soprattutto il fatto che abbiamo 11 giocatrici in grado di giocare dei minuti veri, dare il proprio contributo e sicuramente in 40 minuti riusciamo a tenere un ritmo alto tutti insieme giocando come una squadra. Oggi, nonostante ci siano mancati magari in attacco persone che di solito fanno canestro, la stessa cosa l'abbiamo trovata da altre e siamo stati bravissimi e spero che sia la caratteristica della squadra di tutto l'anno, per tutto l'anno, nel coprirci la vicenda e aiutarci. Abbiamo iniziato la partita così, poi ci siamo ricaricate, ognuna di noi riusciva in qualche modo a dare un 5 all'altra, sia in difesa che in attacco. È stata veramente un'emozione incredibile perché finalmente sono tornate in campo e l'emozione forse più grossa è che ho trasmesso veramente anche a tutti, è stata quella quando ho segnato dall'angolo, mi sono girata e c'era Dalila che mi guardava come... incredibile, aveva degli occhi pazzeschi e non ho fatto altro che urlarle addosso e ci siamo abbracciate con Samira che mi urlava dietro dicendomi di difendere e alla fine abbiamo vinto perché siamo state molto unite e abbiamo giocato davvero di gruppo e questo è il primo mattoncino di quest'anno, speriamo di metterne altri e costruire veramente un muro. Quindi, dopo le conferme del girone nord, delle squadre che so che ovviamente che hanno vinto, andiamo a vedere che cosa è successo a sud insieme a Angelo Bondi. La vittoria interna del Nico Basket sul High School Basket Lab, 74-42. È un buon esordio del Nico Basket contro l'High School. Penso che tutto sia dipeso dal primo quarto devastante, 25-8 di parziale a favore del Nico Basket, che è la squadra, l'High School Basket, appunto la squadra della federazione composta da tanti giovani, non è riuscita poi a recuperare perché il vantaggio si è mantenuto sempre sui 17-20 punti per finire poi
di 29. Per Nico Basket Lazzaro molto bene con 15 punti e 9 rimbalzi. Carolina Pappalardo, quest'ala del 96 con 18 punti, e Procio Brasca, la straniera, questa è una certezza, 18 punti. Una nota così di cronaca: in tutta la partita sono stati segnati 6 tiri, sono tirati 6 tiri liberi, 2 su 3 per Nico Basket, 0 su 3 per High School. Mi sembrano decisamente pochi, è una partita soft su tutti i punti di vista, evidentemente. Allora, prima partita, primo successo, ma soprattutto credo che è successo che ha fatto più contento il presidente, vedere le 5 piccole in campo alla fine. Beh sì, ci danno una grossa mano durante la settimana, quindi è giusto che quando è possibile regalargli qualche minuto, anche un po' per fare esperienza, un po' per invogliarle sempre di più a lavorare, perché sono ragazze che hanno iniziato un percorso da 3 mesi, è lungo, faticoso, perché sono molto indietro, però è giusto quando è possibile dargli spazio. Per il resto conferme da Pappalardo, da Lazzaro, un po' sì, da tutte, insomma. Abbiamo un po' di conferme, diciamo, secondo me è stata una partita giocata in maniera molto peggiore rispetto alla settimana scorsa con Bolzano, per la qualità sia difensiva che offensiva che abbiamo espresso, però capivo erano un po' tese all'inizio e ci stavamo focalizzando troppo a giocare dei pick and roll statici e non prendevamo mai vantaggio, perché è una squadra giovane ma molto grande che se lavora bene avrà un grande futuro, secondo me, perché sono corpi che neanche in A1 vediamo a livello di italiane. Quindi, a parte, diciamo, i primi 2 quarti, dopo ci siamo un po' lasciati andare, diciamo una partita da 5 come voto. Vabbè, la prima però, sì. Quindi c'è sì. Tempo, sì, c'è anche tempo. Se adesso voli a Cagliari. Ora, è una partita molto impegnativa contro una squadra che ha un quintetto molto solido e dovremmo fare una prestazione di spessore, ecco. Tu che vieni dalla 1, visto che eri a Vigarano, che come vedi questo inizio di campionato che farà l'Open Day la settimana prossima? A parte le solite 3 note, poi dopo... Beh, credo che sia un campionato molto livellato, ci sono le tre favorite e poi dietro ci sarà sempre San Martino, perché ha un sistema di gioco offensivo, difensivo e un allenatore che sono un altro livello, quindi se valgono 5 arrivano 3, se valgono 6 arrivano 4. E questo si farà sentire come tutti gli anni. Le altre 8 credo che sarà un campionato a sé, dove tutte le squadre comunque si sono rinforzate e piano piano che gli anni passano la gente ha le idee più chiare, quindi non c'è mai una squadra a materasso, ecco. Vabbè, quest'anno poi c'è la novità a 14, quindi. Sì, un campionato tra l'altro molto lungo, senza la pausa natalizia, dove bisogna gestire le americane, quindi sarà un compito ancora più difficile rispetto agli altri anni, ecco. D'accordo, grazie. Grazie a voi. Subito al successo, alla prima giornata, la Virtus Cagliari, 6-3-5-8. Sì, il derby, pronto? Sì. Derby aperto a tutti i pronostici, anche in virtù del rinnovamento che c'è stato nelle due squadre, così. Abbastanza tirato, c'è da dire qui, da sottolineare una cosa: il parziale di 30-14 a favore del CUS nel secondo quarto, che è un parziale abbastanza pesante, poi però nel terzo e quarto il CUS Cagliari ha fatto soltanto 17 punti, 8 nel terzo e 9 nel quarto. Evidentemente tra il primo e il secondo tempo coach Serrazzoli ha trovato le contromisure giuste per ribaltare la situazione, che sembrava a favore del CUS, appunto. Bene Striulli con 19 punti e Zucca con 10 per il CUS. Cagliari, c'è stata l'importante partita della ex di turno, cioè Favento, con 19 punti, altrettanti per Giorgeva, ma la solita Brunetti, ce la ricordiamo, già protagonista del Celargius l'anno scorso, 12 punti e 12 rimbalzi. Il CUS parte in salita. L'inizio di questa prima giornata come derby in Sardegna credo che sia per il marco del pubblico, cose che abbiamo fatto in campo da tutte e due le parti, è stato un bel biglietto di visita per il basket femminile sardo. La
partita è iniziata a senso unico per la Virtus, dopo con le qualità di giocatrici che ci sono anche al Boot ci hanno ripreso la partita e dopo è stato un tiro in molla tutto il tempo. Credo che sia stata divertente sia per il pubblico e anche per noi allenatori. Spezia sappiamo che sarà, secondo me almeno, sarà una delle squadre protagoniste come lo è stato l'anno scorso. Gli è mancato il guizzo finale, ma oltretutto secondo me quest'anno si è rinforzato con l'arrivo di Iene, che insomma, giocatrice in A2 abbastanza importante, ieri 15 punti, e anche l'altra giovane presa da Umberti, la Jaid, con 11 punti, Sarmi 18, San Salvatore che credo sia leggermente indietro rispetto, almeno come roster rispetto all'anno scorso, parte faticando, anche se poi lo stacco c'è stato nel terzo quarto, perché fino alla fine del secondo quarto abbastanza equilibrata. Benarioli con 20, Gagliano con 10 e 13 rimbalzi e Pertile che con 18, con un eccellente 4 su 9 da 3 punti, ma evidentemente non è bastato. Allora, siamo in compagnia di Isabella Lagide, una delle protagoniste, con 15 punti. Allora, arrivata la prima vittoria, sono state raccogliendo i frutti di una preparazione estiva intensa, immagino. Sì, in effetti è stata una preparazione molto intensa e anche con quelle nuove comunque siamo trovate bene e siamo un gruppo molto unito, essendo anche che c'erano ragazze dell'anno scorso. E questa partita è stata molto intensa e con la forza e l'unità siamo riuscite comunque a ottenere una grande vittoria. Vi siete sciolte nella seconda metà di gara, diciamo, dai. Sì, siamo sciolte più nella seconda metà, all'inizio eravamo un po' così e ci siamo caricate tutte insieme con l'unità. Vi sentiva la tensione della prima di campionato. Allora ringraziamo Isabella Lagide, è tutto qui dal Palamariotti, ricordando il punteggio Spezia 70, Selargius 61. Ci risentiamo tra due settimane. Livorno che ha regolato il Civitanova Marche 6-2-5-7. Sì, Jolly Livorno, la squadra che seguirò con particolare attenzione, anche perché c'è il mio ex capitano Tripalo che merita tutte le attenzioni possibili. Sì, Livorno è una squadra quadrata, una squadra esperta, con gente appunto come Tripolo, come Pindelli, la stessa Orsini, che sono sicurezze, sono certezze in questa categoria. Civitanova, c'è da dire che le partenze sono state decisamente pesanti, è vero che c'è stato qualche ingresso altrettanto importante, vedi Combach piuttosto che Ceccanti, che l'abbiamo vista già protagonista a Orvieto l'anno scorso, però sostituire Pelini, Orsini e De Pasquale secondo me è dura, perciò non mi ha sorpreso assolutamente la vittoria di Corno. Da sottolineare anche appunto Orsini con 22 punti, con 6 su 11 da 2, 3 su 4 da 3. Lei è un'ala centro del 95, ma è una che tira decisamente buona, ha tirato con oltre il 50% da 2 e con il 75% da 3, perciò giocatrice che avremo modo di seguire e sicuramente sarà qualcosa di importante per la squadra. Francesco Orsini, grande protagonista di questa prima partita e prima vittoria, 22 punti e uno sforzo veramente importante. Devo dire qualcosa? Ok. Sì, siamo felici perché questa prima vittoria ci dà fiducia, ci fa capire un po' in che tipo di campionato stiamo andando. Bisogna ancora lavorare perché ci sono stati un po' dei cali in difesa, però siamo stracontente, ci dà fiducia e ci dà tanto animo. C'è anche una partita che a un certo punto sembrava aver preso una piega giusta, poi alla fine Civitanova è rientrata e avete dovuto proprio dare il massimo sforzo. Sì, come tutte le partite che partono molto bene, poi c'è sempre quasi
un calo e siamo riusciti a reagire bene. Loro hanno messo più intensità, sono entrati dei canestri importanti, ma non ci siamo abbattuti e abbiamo continuato a giocare. Vincere la prima era fondamentale. Fondamentalissimo, sia per la classifica che per il nostro umore. Grazie. Grazie a te. Ariadne Irpino vincente sul gruppo Stanchi 7-6-5-4, grande festa in Irpinia. Ariadne Irpino sarà la mina vacante del campionato, secondo me, perché entusiasmo a mille, un buon organico, perché Orchi è una che fa canestro, Scibelli è una giocatrice di categoria, e poi hanno messo dentro un totem come Fabri, che ieri ha fatto 14 punti e 18 rimbalzi, insomma credo che la dica lunga. Ieri decisamente equilibrata nei primi due quarti la partita, poi nel terzo quarto c'è stato questo parziale di 22-8 a favore di Ariadne Irpino, che a quel punto la partita Atena non è riuscita a riprenderla. C'è da dire che Atena ha giocato senza Rodriguez, che è una giocatrice decisamente importante, però insomma, 21 punti a casa di una neopromossa, benissimo Ariadne Irpino, qualcosa sicuramente da rivedere per Atena. Campobasso ha regolato Valdarno per 7-7-7-0. Questa è decisamente partita da playoff, come del resto quella che analizzeremo dopo tra l'altro Umberti e Faenza. Praticamente sono incontrati due squadre tra le papabili al successo finale. Partita decisamente equilibrata, poi evidentemente Campobasso forte del fattore ambientale, forte di qualche prestazione individuale importante, è riuscita a farla sua. Sottolineare che San Giovanni Valdarno ha giocato senza Piero Panna, che non so quando e come rientrerà. Piero Panna è una giocatrice importante nelle rotazioni di Altobelli, però nulla toglie al meritato successo di Campobasso alla fine. Bene Marangoni, questa è una certezza, sta ragazza in A2 con 3 su 7 da 2, 2 su 3 da 3. Sanchez, Bove e Mancinelli con i suoi 18 punti si conferma una top player in questo campionato. Riguardo San Giovanni Valdarno, bene De Pasquale, bene Rossetto con 18 e Bona con 18. È una partita, un risultato che ci sta, niente di compromesso, al di là del fatto che siamo alla prima partita, niente di compromesso per San Giovanni Valdarno, un successo importante per Campobasso, però non ha perso l'occasione giusta per far suo i due punti contro una diretta rivale. Si restare sempre in controllo della partita. Permettimi di dire che hai gestito la partita in maniera perfetta anche nella rotazione delle ragazze. Chi è entrato ha fatto il suo, con un concetto di squadra a 360 gradi. Beh, intanto grazie, perché fa sempre piacere ricevere questi complimenti. È normale che io ho sempre detto che è una squadra composta da 9 giocatrici, ma ci aggiungo anche le piccoline, perché oggi credo che anche Amatore ha dimostrato nei minuti in cui è stata in campo di darci una grande mano, tutti hanno risposto alla grande e alla fine è stata una grandissima vittoria contro una grandissima squadra come San Giovanni. Grande vittoria perché ottenuta contro una grande squadra come San Giovanni Valdarno, si deve stare sempre in controllo della partita, perché questo si è insegnare tutto. Sì, ottima vittoria, magari non ottima prestazione, conosco la mia squadra e so che possiamo fare molto meglio. L'importante oggi era vincere, comunque portare a casa il primo risultato, la prima partita in casa, rompere il ghiaccio, insomma. Comunque sì, abbiamo avuto sempre il controllo della partita, come era la prima anche per loro, quindi mani
magari fredde, all'inizio non tanto, abbiamo segnato quasi sempre, però l'importante era portarla a casa. In questi casi dice buona la prima, ma davvero è stata una partita spettacolare perché contro una squadra fortissima si è restate sempre in controllo. Sì, è vero, è stata veramente una bella partita molto intensa e veramente sono molto emozionata, sono contentissima perché comunque partire bene, partire con i due punti ci alza molto l'umore, quindi veramente sono contentissima, è stata, cioè loro una signora squadra, quindi la vittoria è doppia, non so come dire. Una bella vittoria d'Umberti de su Faenza, ma una grande partita di tutte e due le squadre. Io credo che sia stato appunto un po' lo stesso discorso di Campobasso San Giovanni, una partita da playoff, da finale playoff. Umberti bravissimi a confermare in toto la squadra dell'anno scorso. Io avevo qualche dubbio sulla partenza di Cirtovic, secondo me è stata l'anno scorso la straniera più forte del campionato. E era Cirovici in questa crisi, però Cotonis è fatto il suo, poi è stata messa dentro De Cassane, che è una giocatrice che ho avuto il piacere di allenare un paio di mesi, è una giocatrice decisamente importante, Giuseppone che è un'altra ragazza, anche se giovane nel 99, è una che darà una grossa mano a... Perciò dicevo, in questo contesto già rodato dell'anno scorso sono state inserite queste due persone che sicuramente fanno crescere motivazioni e ambizioni di Umberti. Bene, comunque altrettanto bene Faenza, perché la partita è stata giocata fino alla fine, sempre incerto. Giocare Umberti non è mai facile per nessuno, ricordiamoci che l'anno scorso la prima partita persa da Campobasso fu proprio Umberti, quelle squadre importanti Umberti l'anno scorso ci hanno lasciato tutte quante le penne, però voglio dire Faenza sarebbe giocata fino alla partita. Da sottolineare la prestazione di Brunelli, che secondo me è uno dei più grossi acquisti fatti quest'anno in Serie A2, perché Brunelli è una giocatrice secondo me prestata alla 2, ma che in A1, come ha dimostrato del resto nelle ultime due stagioni a Empoli. E una nota sola che nulla toglie è soltanto una nota statistica. Allora, le due squadre hanno tirato a canestro, Faenza ha fatto 51 tiri a canestro, Umbertide ha fatto 51 Umbertide e 50 Faenza, 33 tiri liberi Umbertide e 16 Faenza, un dato che stride un po', però ripeto, nulla toglie al meritato successo di Umbertide. Allora, buona la prima, si diceva una volta. Sì, sono molto soddisfatto, soprattutto perché Faenza è una grandissima squadra, che siamo partiti col piede giusto, ecco, una grande battaglia. Avessimo perso non ci sarebbe stato nulla da recriminare, ma avendo vinto siamo più soddisfatti chiaramente. Esatto, sempre classifica con bene. Una trasferta diciamo abbordabile sulla carta. Sì, su, ciao Paolo. Sì. Sì, questa partita la temevamo molto proprio perché dopo abbiamo anche, a parte la prossima, diciamo tra virgolette sulla carta più facile, abbiamo subito un percorso duro da affrontare. Abbiamo visto che anche le altre partite sono state tutte equilibrate sugli altri risultati, quindi ci fa piacere mantenere la tradizione di vincere la prima in campionato equilibrato in casa, perché ha vinto Livorno ieri, ha vinto oggi Ariano Irpino, quindi le matricole cominciano a incamerare Fieno in cascina, che potrà tornare utile per il prosieguo del campionato, quindi ogni partita bisogna lottare fino alla fine, insomma. Certo, delle tue l'inserimento di De Cassano e Giuseppone? Giuseppone Cotinis ancora un pochino timide, fra virgolette, però De Cassano molto bene, il nostro jolly difensivo che ci dà rotazioni per le esterne, poter tenere alto il ritmo tutta la partita. Chiaramente i minutaggi scenderanno un po' per tutti, però abbiamo visto che siamo riusciti a tenere il campo anche
giocando con le giovani, ruotando tutte quante, e questo è un segno fondamentale, insomma. La colonia romana funziona per te, insomma, quindi... La colonia romana funziona, anche Paolo ci ha fatto buone cose, Prosperi quando serve concreta, il giudice è il nostro terminale che fa i canestri importantissimi, direi che ci siamo, insomma, ecco, se dobbiamo continuare a lavorare, a crescere su alcuni dettagli, giustamente, però la strada mi sembra... Verificare la strada facendo, grazie coach. Federica Poppei, il match winner per quanto riguarda la sua squadra, che ha vinto Umbertide e quindi una delle protagoniste a questo esordio. Ci tenevate molto a vincere? Sì, assolutamente, soprattutto perché stiamo in casa e vogliamo dimostrare che chiunque viene in casa nostra lotterà sempre, fino alla fine. Anche fuori casa può lottare. Certo, però casa è casa. Dove andate? Dove andiamo? Lo sai, con chi giochi? No? Una la prossima? A Roma contro College. Anche se sono giovani, sì, diciamo. Però anche se sono giovani sarà una partita molto impegnativa e dobbiamo partire concentrate come oggi. Certo, poi loro corrono, ma anche voi non scherzate. D'accordo, grazie. Grazie a voi. Allora, Flavia De Cassano al suo primo anno Umbertide, prima partita ufficiale, prima vittoria. Sì, è stata una partita molto emozionante perché qua il pubblico è molto caloroso e quindi c'è sempre tanta voglia di far bene. E fortunatamente siamo riusciti a battere una squadra importante e tanta soddisfazione. Adesso c'è quasi un derby per te, che fai parte del gruppo dei nazionali, a giocare contro questo high school, laboratorio dei Giovanni Lucchesi. Sì, è poi una partita anche in casa, perché io essendo di Roma mi trovo a giocare contro anche allenatrici, allenatori che mi hanno allenato nel passato, quindi è una bella partita. Quindi la colonia romana funziona qui a Umbertide. Sì, sì, assolutamente. Ok, grazie. Grazie a voi. Ringraziando sempre le società e gli addetti stampa, cercando di sollecitare coloro che ancora sono un po' restii a mandarci contributi video, soprattutto interviste, altri invece che abbondano, ma noi va bene così. E siamo qui per dirvi che poi la classifica dei due gironi la vedete in sovraimpressione, ovviamente molto facile, c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso, ma c'è anche una squadra che non ha giocato in tutti e due i gironi, per cui partirà la prossima settimana che sarà concomitante con l'inizio del campionato di A1, con l'Open Day di Chianciano Terme, per cui gli appassionati si divideranno chi può tra le due giornate di Chianciano e poi le proprie singole partite. Eppure noi faremo una piccola finestra su questo evento, un evento che per la Lega Basket ha organizzato per la prima volta in Europa in questo modo, dove tutte le formazioni giocano tutte nello stesso posto, nella due giorni, nella kermesse di apertura del massimo campionato. Appuntamento alla prossima settimana.